È Don Stefano Ulivi a celebrare la messa della Pentecoste a Barberino di Mugello all'interno di questa tenso struttura resa disponibile dalla protezione civile della città metropolitana. Proprio in questi giorni si stimano i danni e i lavori da fare sulla pieve di San Silvestro danneggiata lo scorso 9 dicembre dal terremoto. Dal sisma al Covid-19, la popolazione di Barberino del Mugello ha vissuto un periodo molto difficile in questi mesi con il terremoto che a dicembre ha costretto in tanti fuori di casa e con il blocco della ricostruzione dovuto al lockdown da coronavirus. 9 dicembre terremoto, 9 marzo lockdown, quindi il 9 non fa proprio bene alla nostra comunità. È stato un momento molto difficile, il terremoto per un verso e il Covid-19 per un altro, e questo ha portato anche ad un notevole rallentamento della possibilità di installare il ponteggio all'interno della pieve per permetterci di fare un computo più preciso possibile dei danni. Diciamo, avrei avuto la riunione con il Consiglio Pastorale l'11 marzo per decidere a quale ditta appaltare la realizzazione del ponteggio, e il 9 è arrivato il lockdown, quindi è saltato tutto di 2 mesi e mezzo circa, e niente, questo è quanto. E infatti la celebrazione si è tenuta rigorosamente seguendo tutte le indicazioni per rispettare distanze, igiene delle mani, sanificazione del locale. Tutto con le dovute precauzioni igieniche, che ha portato questo tendone così grande a poter ospitare soltanto 52 persone più i ministri all'altare.